Si può continuare Paolo? Ah, per me sì. Se fosse in un attimo, non direi niente, mia signora. No. Dai, battiti di mano, noi via! Andiamo a sede. The air so close to where we swam with no clothes. Let the ocean soak your skin. With salty lips I stole a kiss. We climbed the stairs, your tangled hair wet down your back. Silhouettes and your cigarette smoke on the walk home. Nuova sede della FIDAS, siamo qui con il sindaco del comune di Grassano, Francesco Sanseverino. Un breve accenno su questa iniziativa che ha voluto condividere con la sezione FIDAS di Grassano, dal momento che la struttura è comunale. Beh, questo è il risultato di una forte sintonia. Quando in una comunità si creano le condizioni di estrema collaborazione e di fiducia reciproca, ecco che si può arrivare a un risultato del genere, che è veramente un grande risultato, perché questa credo che sia una delle sezioni più avanzate, sicuramente una delle più grandi, più moderne, e che potrà consentire il lavoro da parte dei donatori di sangue in maniera sicuramente gradevole, in una maniera sicuramente ottimale. Quello che mi preme dire è che quando non ci sono pregiudizi e pregiudiziali in una comunità, ecco che i risultati si possono ottenere. E come voi ricordate sicuramente, questo è il risultato di una determinazione che soprattutto, a cominciare dall'amministrazione e se mi consentite anche da parte del sottoscritto, demmo l'inizio a cominciare a giocare, a lavorare su questa sede, e oggi abbiamo un grande risultato. Quindi in definitiva questa è una felice intuizione di collaborazione fra il direttivo dei donatori di sangue e il lavoro che fa l'amministrazione. Quindi questo è un grande risultato che in definitiva premia tutti quanti, e in modo particolare premia i donatori di sangue, perché abbiamo veramente una grande sezione. Siamo con la presidente della FIDAS sezione di Grassano, Antonietta Tortorelli. Grassano, una delle sezioni con un alto numero di donatori, finalmente una sede più grande. Cosa ci dice in merito al lavoro svolto in questi ultimi mesi? Il lavoro è stato tanto, e grazie al nostro impegno che ci siamo sempre prefissi di raggiungere, regionale finalmente ci ha potuto donare questa bellissima sede, sperando di fare sempre grandi numeri. La FIDAS da Grassano da oltre 30 anni, l'ultimo dato che ci può dare sulle donazioni della sezione di Grassano, ovviamente. L'ultimo dato degli ultimi anni? Sì. Allora, nell'ultimo anno abbiamo raggiunto quasi 700 donazioni. Negli ultimi quasi sei mesi abbiamo quasi raggiunto già 300 donazioni. Speriamo di fare sempre meglio e di arrenare questa nuova sede. Grazie al Presidente, passiamo la parola per una battuta all'ingegnere Pangrazio Toscano, segretario amministrativo regionale della FIDAS, nonché direttore dei lavori che ha seguito. Diciamo che con FIDAS, Casa FIDAS Grassano, abbiamo anticipato i tempi di qualche mese rispetto alle normative. Cosa ci dice l'ingegnere rispetto alla necessità anche di avere una sede più grande? Il discorso è che nel dicembre 2014 le normative europee impongono di avere determinati standard, oltre senza di questi non era possibile quindi notare. Quindi Grassano, essendo la sede storica, necessitava di avere una struttura così bella, dico bella. E il nostro impegno come regionale era quello proprio di impegnare tutte quelle nostre riserve per cercare di ristrutturare una sede comunale
che il Comune ci ha messo a disposizione, chiaramente con i nostri sforzi, delle donazioni fatte fino adesso abbiamo fatto questo lavoro. È stato un impegno estremamente gravoso, soprattutto per cercare di convogliare in un'unica idea progettuale tutte le idee di tutti i componenti, cosa estremamente difficile. Chiaramente l'imposizione finale è stata la mia, si è deciso e si è andata avanti. Chiaramente ora Grassano deve dare di più, perché è un impegno estremamente gravoso, soprattutto nei confronti di quello che è la sua storia. Quindi credo, però su questo non ho problemi, perché il donatore grassanese ha sempre dato tanto e continuerà a donare, soprattutto nelle comodità in cui si ritrova oggi. Sì, allora il dottor Vincenzo Denisi, direttore sanitario della sezione FIDAS di Grassano, da sempre medico impegnato da oltre 30 anni nell'attività di volontariato, un giudizio nel suo settore sanitario medico rispetto alla nuova sede ovviamente. La nuova sede finalmente ci darà la possibilità di lavorare in sicurezza, di lavorare comodi, perché gli operatori devono lavorare con gli spazi giusti. Questa nuova sede ha i requisiti di accreditamento stabiliti dalla legge e finalmente lo staff sanitario avrà anche degli spazi dignitosi dove accogliere i pazienti e fare la selezione del donatore. Paolo Torre, presidente regionale della FIDAS. Il segretario regionale ha detto adesso Grassano deve fare di più, ovviamente sui numeri se ci può aggiornare di quello che la FIDAS Basilicata fa e ha fatto e cosa intende deve fare di più. Allora, intanto grazie Grassano per questa splendida sede che stiamo vivendo in questo momento. Oggi è una festa doppia con l'inaugurazione dell'automoteca e con l'inaugurazione della sede di Grassano. I numeri parlano chiaro, in Basilicata noi siamo oltre 6.000 soci, 6.000 donatori con 5.500 donazioni nell'anno 2013. Il primo semestre 2014 si è chiuso praticamente con un aumento di intorno all'8% di nuovo, più di plasma che di sangue intero, così come ci è stato richiesto anche dal Centro Regionale Sangue, di dare un impulso nel primo semestre al plasma piuttosto che al sangue intero. Oggi ci stiamo concentrando molto sul sangue intero, perché la carenza estiva è endemica e quindi dobbiamo far fronte anche a questo tipo di richieste che arrivano sistematicamente dai servizi trasfusionali della Basilicata. Comunque stiamo conservando l'autosufficienza, che non è poco, visto che in tante altre regioni c'è emergenza sangue, a partire dalla Puglia, dal Lazio, Toscana, regioni storiche che avevano superato questo problema, però che oggi hanno difficoltà. Ci è sembrato di capire che questa sia una delle poche sedi sul territorio regionale ad avere le condizioni per gli accreditamenti con queste caratteristiche. Ci conferma questa notizia, oltre ovviamente ai centri trasfusionali? Chiaramente questo è fatto con la ristrutturazione attuale, presenta tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa europea e nazionale. È ovvio che noi abbiamo puntato soprattutto su queste per dare il segnale dell'attenzione al donatore in qualità e sicurezza. Ovviamente noi ci affideremo anche ai servizi trasfusionali e ai distretti sanitari, che sono per la maggior parte idonee. Laddove non sarà possibile accreditare le strutture, e ce ne sono alcune che purtroppo non sono accreditabili, abbiamo pensato proprio all'automoteca. Lo scopo dell'acquisto di questo gioiellino di ultima generazione serve proprio a sopperire alla mancanza di sede fissa e quindi diciamo la raccolta non sarà mai interrotta, perché abbiamo la possibilità di far girare il mezzo per tutta la nostra regione. Grazie Presidente. Antonio Bronzino, Vicepresidente Nazionale FIDAS. Poc'anzi il Presidente Regionale della FIDAS ha detto che è un giorno di festa. Un giorno di festa, ci è parso di capire, in concomitanza con una tappa nazionale. Cosa ci può dire in più rispetto a questa inaugurazione, a questa festa nazionale? L'evento estivo dell'estate 2014 della FIDAS è stato il FIDAS on the road. Noi siamo partiti il 4 di luglio da Caldiero in provincia di Verona, dalle Terme di Giunone, con la 24 ore del donatore, un'iniziativa nella quale i donatori per 24 ore in maniera ininterrotta, giorno e notte, continuano a solcare l'acqua di una piscina olimpionica, a testimoniare come l'impegno dei donatori non si ferma mai. Da Caldiero sono partiti due camper, uno che ha girato il Friuli, il Veneto, l'Emilia Romagna e poi giù verso l'Adriatico
le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata e terminerà in Calabria. L'altro camper ha girato la Lombardia, la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e scendendo per la Tirrenica il 26 di luglio raggiungerà la Calabria, dove si svolgerà il 27 luglio la Traversata della Solidarietà, un altro evento simbolico che vuole unire la Sicilia all'Italia, che vuole unire i donatori ai riceventi, che vuole significare come l'impegno alla donazione è un impegno di tutti e soprattutto nel periodo estivo che si registrano le maggiori criticità. E diceva Giovanni che il presidente Torre ha ricordato che è un giorno di festa. Beh, è come quando in una famiglia avviene un matrimonio, trovare casa dopo 33 anni dalla fondazione, una bella casa come questa, significa che qui a Grassano c'è proprio una bella famiglia della Fidas che in 33 anni di attività è riuscita a conseguire risultati straordinari ed eccezionali che fanno di Grassano un caposaldo della donazione non solo per la Basilicata ma per tutto il paese. Viva i donatori di Grassano e non mi stancherò mai di dire che i grassanesi è un popolo di donatori. Matteo Liuzzi, grazie, presidente. Già presidente della Fidas negli anni 2003, 2004, 2005, nonché componente direttivo responsabile di sede. Ha seguito passo passo tutti i lavori, quali le difficoltà, se ci sono state, se sono state incontrate delle difficoltà e cosa si sente di dire? Come veterano circa ventennale dell'associazione, questo è il quarto trasloco che mi faccio collaborando con la Fidas. Le difficoltà ci sono e si superano con l'impegno di tutti, essendo un volontariato fa emergere il cuore proprio e quando uno ci mette la passione, il cuore, le difficoltà si superano senza tanto impegno e senza tanta che uno ne possa risentire. Delle difficoltà. Fidas, buon compleanno, 18enne, decima edizione. I nati del 96, quest'anno sono 54. Ormai da 10 anni la Fidas Grassano organizza una festa, appunto chiamata Buon compleanno 18enne, chiama a raccolta tutti i nati nel paese per ricordare loro che con la maggiore età si può certo prendere la patente ma si può diventare anche donatori. Quest'anno festeggiamo quelli del 96. Una domanda: come avete vissuto queste preparative e come avete visto negli altri anni la festa organizzata dai vostri colleghi? Vabbè, sicuramente un bel modo per ritrovarsi tutti insieme, dell'annata, magari a volte si perdono i contatti, quindi è una buona occasione per ritrovarli. E poi sicuramente è un modo per incentivare comunque la donazione del sangue, oltre che per stare tutti insieme, quindi è una bella iniziativa, viene vista comunque sempre dal paese come un momento di festa, quindi una bella iniziativa. Vabbè, l'appello alla donazione sia importante, donare il sangue, quindi diventati maggiorenni sicuramente verremo tutti a donare. Grazie. Giuseppe Vignola, uno dei donatori più Pinuccio, mi suggeriva, come tutti quanti lo conoscono in paese, però da scheda di donazione c'è scritto Giuseppe Vignola e quindi a Giuseppe Vignola, uno dei veterani, socio fondatore della Fidas, chiediamo oggi come vede per la prima volta la nuova sede. È un risultato eccezionale, bisogna dare atto all'associazione, alla presidente, ma soprattutto al gruppo dirigente che ormai ha acquisito una professionalità e un impegno così serio, ma pieno di idee, di iniziative, e i risultati si vedono. Io ho sempre detto in tutte le altre occasioni che la cosa più bella è la festa di buon compleanno 18enne, perché questo dà continuità all'associazione, perché molti dei diciottenni diventano donatori e creano il futuro dell'associazione. Clelia Musto, direttore del Centro Regionale Sangue, subito chiediamo a lei, visti gli sforzi della Fidas di Grassano nell'attrezzarsi con una nuova sede, ma è proprio necessario sull'autosufficienza oppure bisogna sempre continuare su questo? Stiamo vivendo un momento molto difficile, rivoluzionario direi, per quanto riguarda il sistema trasfusionale nazionale, non solo della Basilicata.
per cui siamo chiamati tutti quanti a fare gli sforzi massimi, ecco, per poter garantire e mantenere l'autosufficienza che l'Italia fino adesso ha guadagnato, e in particolare la Basilicata. Questa nuova sede la sto vedendo in questo momento, il primo impatto sicuramente risponde ai requisiti che vengono richiesti dalla normativa italiana, che non fa altro che recepire la normativa europea. Siamo in Europa, dobbiamo adeguarci, dobbiamo mantenere gli standard di sicurezza, di qualità di questo degli emocomponenti, del sangue, per cui lo sforzo che ha fatto la FIDAS e che sta facendo la FIDAS in Basilicata è incommiabile. Oltretutto qui nel Materano è una grossa rappresentanza la FIDAS, avete veramente un discreto se non ottimo numero di donatori. Gli sforzi che portano a questi risultati si vedono proprio ad occhio nudo. Noi auguriamo che questa nuova sede possa essere l'inizio di una serie di nuove sedi che rispondono appunto a questi requisiti. Un vero veramente complimenti per gli sforzi fatti e per i risultati raggiunti. La FIDAS Basilicata si è anche dotata di un'automoteca, può già raccogliere? L'automoteca è quella che io ho sempre chiamato il piano B. Se le sedi non rispondono ai requisiti, l'automoteca sicuramente è un prodotto finito, qualificato, che risponde a tutti i requisiti di legge. Per cui l'automoteca può assicurare una raccolta anche parcellizzata, così come avviene in questo momento in Basilicata, laddove le sedi non sono adeguate, può rispondere a queste esigenze. Sicuramente sì. Grazie dottoressa, siamo con il dottor Giannella Gianfranco, direttore del centro trasfusionale di Matera. Tanto impegno anche da parte del centro di Matera, tantissime le giornate che programmate nelle sezioni nel territorio, parlando di territorio, e l'ospedale di Matera sempre a disposizione e disponibile grazie anche all'impegno dell'infermiere e dei medici ben oltre la professione. Spesso i donatori donano ma non sappiamo che fine fa il nostro sangue. Lei dal suo punto di vista se ci può dare un accenno in merito? Sì, naturalmente ai pazienti, a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, senza distinzioni di nessun genere, qualunque paziente ha diritto a ricevere una terapia trasfusionale con i livelli di sicurezza, livelli standard dettati dalla comunità europea. Spesso messaggi, telefonini, aiutate, dateci il sangue, il tam tam, telefonate. Di ufficiale, dal suo punto di vista come direttore di un centro trasfusionale, quale messaggio può lanciare a tutti i donatori? Beh, i donatori, esiste il messaggio mandato dall'associazione cui fanno capo, e allora va benissimo. Altre volte può succedere che circolino messaggi strani di donazione, però la donazione va fatta spontaneamente, senza nessuna costrizione, senza... I centri trasfusionali tramite le associazioni diramano le necessità del periodo. Ultima battuta per chiudere, un suo giudizio su questa sede a primo acchito. Va benissimo, è perfetta, quindi non c'è nulla da dire, basta vederla. Grazie. Dottor Giovanni Canitano, funzionario della Regione Basilicata, responsabile
settore sangue. Il sangue, come abbiamo visto dal punto di vista sanitario, è in continua evoluzione, continuamente viene attenzionato proprio per la delicatezza del suo essere, sia per il ricevente che per il donatore. Qualche criterio di accredito sempre sotto la lente di ingrandimento e novità? Le novità sono di carattere nazionale, perché ci hanno praticamente imposto di sottostare ad alcuni regolamenti per quanto riguarda una maggiore qualità di tutto il processo di raccolta del sangue. Questo è stato fatto con un accordo Stato-Regione a cui la Regione Basilicata ha aderito, e abbiamo messo in atto le nuove procedure di autorizzazione e stiamo per completare anche le procedure di accreditamento, e questa sede è la prova di tutto il lavoro che si sta facendo in collaborazione con le associazioni, perché la FIDAS ha ritenuto di avere come unità di raccolta, e quindi come unità collettore per tutti i punti di raccolta sparsi sul territorio, questa di Grassano, e ha dovuto fare tutta una serie di lavori sulla struttura per renderla idonea secondo i principi stabiliti dalla legge regionale. Come si colloca dunque la Regione Basilicata a livello nazionale tra le regioni? All'avanguardia? Abbiamo anticipato i tempi e in perfetta linea? Allora, diciamo che la Regione Basilicata è, come sempre da alcuni anni a questa parte, in linea con quelle che sono le situazioni nazionali. Questo ci pone più avanti rispetto alle regioni del centro-sud, perché c'è una situazione piuttosto diversificata. Noi, anche grazie alla collaborazione con le due associazioni di donatori, diciamo che stiamo nei tempi giusti per adempiere a tutto quello che ci viene richiesto, e quindi per trovarci in linea con quelle che saranno le scadenze di fine anno. Siamo con i responsabili dell'azienda Tecnologie Sanitarie, Francesco Venezia e Roberto Di Mona. L'azienda che ha seguito dal punto di vista degli allestimenti interni di questa sede, dal punto di vista tecnico-logistico rispetto alle poltrone e le bilance in essere, ma che comunque hanno anche seguito l'allestimento interno dell'auto emotica. A Francesco chiedo più o meno il suo giudizio, ma come si trova a lavorare rispetto a queste nuove normative che detta sempre il piano nazionale sangue? Vabbè, come ben è noto ormai, sapete che questo progetto è stato fatto, quello dell'automatica, in collaborazione con il presidente nazionale della FIDAS, il dottor Rozino Caligaris, con il quale insomma abbiamo avuto praticamente un confronto completo di tutte quelle che sono le particolarità tecniche, per cui è uscito un lavoro fatto veramente in maniera molto precisa, scrupolosa e quant'altro. Quindi dal punto di vista delle autorizzazioni normative, essendo poi Rozino Caligaris uno dei più conoscitori, più approfonditi della legge, diciamo, relativa a tutte le autorizzazioni, non poteva che essere, diciamo, un progetto fatto in maniera perfetta. Poi tutte le modifiche e i particolari che noi abbiamo apportato sono stati, insomma, anche sempre discussi con la FIDAS, che è la FIDAS Basilicata, con il responsabile della Basilicata Paolo Ettore, con tutti quanti, insomma, credo sia uscito un buon lavoro, un buon progetto, una buona autoemoteca, insomma, ed è una, se non la prima in Italia, diciamo, che è uscita in questo modo. Quindi penso sia stato fatto un lavoro abbastanza certosino e preciso. Grazie a Roberto. Invece chiediamo qualche dato tecnico sulle nuove poltrone in dotazione della sede fissa della FIDAS Grassano. Allora, per quanto riguarda le nuove poltrone che sono state acquistate dalla FIDAS di Grassano, è stata fatta una scelta oculata per le poltrone elettriche, che si ribalteranno anche il tasso di emergenza nel momento in cui il paziente dovesse sentirsi male, quindi la poltrona si reclina tutta e l'operatore può soccorrere tranquillamente il paziente. Sia lo scheniale che la pedaliera si alza, si ribaltano automaticamente
praticamente, e quindi anche per chi, per gli operatori che lavorano con i donatori, assicuriamo veramente una totale tranquillità sia per chi dona e anche per l'operatore, perché si va a gravare di tutte le responsabilità anche medico-legali che ci possono essere. Quindi abbiamo cercato una poltrona idonea sia alle sedie, anche per quanto riguarda l'utilizzo delle bilance. Abbiamo trovato una bella azienda che ci ha fornito le bilance pesasangue, e sono le stesse montate sull'automoteca, dove attraverso un circuito di prese LAN sono tutte collegate a un computer, e questo computer praticamente screena tutti i pazienti che fanno la donazione. Quindi di meglio credo che non potevamo fare, non per vantare sia Fidas Basilicata, che veramente ci ha supportato anche come consiglio, perché noi trattiamo apparecchiature elettromedicali e ci stiamo addentrando nel discorso donazione sangue, quindi abbiamo anche noi avuto bisogno del supporto Fidas. Grazie al presidente Paolo Torre e ad Antonio Bronzini, vicepresidente nazionale, che ci hanno supportato in questo cammino che stiamo facendo insieme, e speriamo di continuarlo, come credo questi i presupposti ci sono. Noi ci abbiamo messo il massimo, ci abbiamo dato di tutto anche per la consegna, anche oggi, per le poltrone, per l'evento sia di oggi che di domani che ci sarà a Brienza.